L'ambulanza della Croce Verde arriva scortata dai carabinieri. San Leopoldo Mandic torna a casa dopo aver percorso oltre 1000 chilometri fra Roma, Loreto e Bologna. C'è oltre un migliaio di persone a dare il benvenuto alle spoglie del confessore cappuccino che il Papa ha voluto proporre, ad esempio, ai fedeli di tutto il mondo insieme a Padre Pio nel Giubileo della Misericordia. L'urna con le sue spoglie viene fatta scendere sul sagrato della Basilica del Santo dall'ambulanza che porta il suo nome, messa a disposizione dai volontari della Croce Verde che lo hanno accompagnato in questo viaggio insieme ai cappuccini per un'esperienza straordinaria. La gente che veniva e ci cercava, l'aiuto che abbiamo dato alle persone che volevano avvicinarsi alla teca, soprattutto le persone disabili, quindi avevano problemi, è stato tutto un turbinio di emozioni veramente difficilmente replicabili. C'è un forte legame spirituale fra Antonio e Leopoldo. Il Santo della Misericordia veniva spesso a far visita al Santo dei Miracoli in questa basilica dove ora ritorna per un giorno. La trasferta romana non sarà l'ultimo viaggio di San Leopoldo nell'anno giubilare. Sarà a Zagabria dal 13 al 18 di aprile. Le autorità competenti hanno dato il permesso e penso che lo stanno aspettando, visto il programma straordinario veramente di partecipazione di fedeli, di clero, di vescovi a Zagabria, nella cattedrale prima e poi nella chiesa dei Cappuccini. Domani le spoglie di San Leopoldo saranno condotte in processione fino al santuario di Piazzale Santa Croce, dove il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, aprirà significativamente l'ultima porta diocesana della Misericordia.